E ora andiamo con Sergio a fare un'analisi di questa quinta giornata. Sì, questa settimana abbiamo due record, giustamente quello del Lecce, 5 vittorie in 5 partite, poi abbiamo però un record brutto che sono 15 espulsioni. Abbiamo quindi a ricordare un quartetto che è in fuga, Lecce, Pescara, Chievo e Padova, e quindi infine segnaliamo una tripletta di Lucarelli. Questo è il commento di questa giornata. E allora abbiamo ospite in studio qui il presidente del Padova, quindi andiamo a vedere la sonora vittoria del Padova sul Palermo. Gol in quattro giorni non sono da tutti. Dopo il tris rifilato con l'Under 21 alla Moldova, Cristiano Lucarelli si ripete. E per il Palermo, che nelle precedenti quattro partite aveva subito una sola rete, è notte fonda. Altro tris calato dal granatiere di Livorno, 21 anni, considerato una delle più belle promesse del calcio italiano. Eppure, a dispetto del risultato rotondo, per il Padova la strada per arrivare al successo è stata difficile all'inizio. Più organizzati e armonici i siciliani e bravi soprattutto a chiudere le fasce. Lenta a carburare e un po' pasticciona la squadra di Materazzi. La svolta in un minuto e mezzo. Zenga vola a deviare un pallone colpito di testa da Favi e sul rovesciamento di fronte i veneti passano in vantaggio. Passaggio di Montrone per Lucarelli che di sinistro batte Sicignano. Nella ripresa non c'è più partita, il Padova dilaga. Sempre di Montrone gli assist per Lucarelli che all'ottavo evita il portiere in fila e al ventitreesimo è puntuale a schiacciare di testa. Il Palermo resta in 10 per l'espulsione di Biffi e subisce anche il quarto gol con un tiro di De Franceschi su cui Sicignano si fa sorprendere ingenuamente. Per Materazzi i conti cominciano a tornare. No, direi di sì, abbiamo fatto una buona gara contro un'ottima squadra. Non ci sono 4 gol di differenza, sicuramente il Palermo nel cercare di riequilibrare il risultato che lo vedeva perdente all'inizio del secondo tempo, si è andato gettato in avanti, ha preso il secondo in contropiede e direi anche il terzo, poi non c'è stata più partita. Presidente, allora questo Padova comincia la rincorsa verso la Serie A, possiamo dire? Beh, oggi posso dire di sì. Già questi miglioramenti io li avevo notati a Foggia. Infatti non per niente a Foggia avevo detto che secondo me non avevamo guadagnato un punto ma ne avevamo persi due, perché la squadra aveva giocato molto bene anche a Foggia e speravo in casa appunto di ripetere questa gara. I gol sono arrivati e abbiamo vinto alla grande. Lucarelli, un vero trascinatore lo possiamo dire, 3 gol con la Moldova, 3 gol certo, ieri. Direi che è stata proprio la settimana di Lucarelli. Eccoli qua i gol con la Moldova. Sì. In settimana, tra l'altro, il ragazzo ha compiuto gli anni, no? 21 anni, si è fatto un regalo anche da solo. Diciamo. Sei regali. Prima della partita gli ho detto, speriamo che hai tenuto qualche gol anche per il Padova. Mi ha risposto bene con 3 gol. Sono contento. Presidente, devo fare una domanda sui giocatori del Padova. Dunque, nel passato il Padova ha avuto ottimi giocatori, anche giovanissimi, cresciuti nella società. Ultimamente sento parlare molto bene di un certo De Franceschi. Lei può dirci qualcosa di più preciso su questo De Franceschi? Beh, De Franceschi è un ragazzo che noi abbiamo voluto riprenderci, era nostro, l'avevamo dato a Rimini, e poi adesso l'abbiamo provato a casa perché appunto vediamo in lui un grande futuro. Questo è un ragazzo serio, un grande professionista, peccato che oggi, come oggi, non può trovare posto subito dall'inizio perché il mister gioca davanti Lucarelli e Montrone e dice che siamo un po' sbilanciati se dovessimo giocare subito anche con De Franceschi, però tutte le volte che noi lo mettiamo, io ho visto anche il secondo tempo dove l'abbiamo usufruito a Lecce che perdavamo la partita 3-0, comunque questo ragazzo quando lo impieghi è veramente... Ma le sue caratteristiche precise assomiglia a qualche giocatore? Giocatore del passato che conosco, certo. Ma io in lui, anche se non ha la stessa velocità, ma il modo facile con cui salta l'uomo, io vedo in lui un Matteus per quanto riguarda l'Inter, quando ero lì all'Inter, perché Matteus saltava l'uomo in un modo molto facile. Lui ha una naturalezza nel saltare l'uomo e poi vedere la porta, no? E poi, secondo me, questo potrebbe essere in un futuro non tanto lontano, penso, un Del Piero.